Luca Carboni, testimonial della nuova campagna Bayer per la prevenzione cardiovascolare. Il sovrappeso aumenta il rischio di cancro del colon retto del 15%, mentre l'obesità del 33%. In Italia sono 3 milioni i bambini affetti da patologie croniche, di cui oltre 20.000 affetti da diabete di tipo 1. La musica al servizio della salute si chiama Il battito del cuore, la campagna ideata da Bayer per sensibilizzare alla prevenzione in tema di malattie cardiovascolari. Testimonial d'eccezione Luca Carboni, che per l'occasione ripropone il suo celebre brano Il mio cuore fa clock, in versione inedita, accompagnato da un coro di pazienti dell'associazione Alice Italia Onlus, che condivide un passato di patologie cardiocerebrovascolari. Il video della canzone sarà disponibile sul sito www.ilbattitodelcuore.it e sui social. L'artista ha anche contribuito alla campagna ideando e realizzando il logo Un cuore stilizzato. L'iniziativa, presentata oggi al Swiss Corner di Milano, si inserisce nella cornice della Giornata Internazionale del Cuore, che si celebra il 29 settembre. Accompagnato da un coro di pazienti con un passato di malattie cardiocerebrovascolari, Carboni reinterpreta il brano sulla base di Un cuore che batte. Al fianco dell'artista la Bayer, che ha voluto sottolineare, attraverso Nordio Sandrin, Business Unit Head General Medicine della società, come si tratti di una campagna non convenzionale che punta a un linguaggio universale come quello della musica. Il sovrappeso aumenta il rischio di cancro del colon retto del 15%, mentre l'obesità del 33%. Lo rivela l'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopici Ospedalieri, AIGO, che ricorda come l'obesità sia un pericolo ancora più grave perché meno noto rispetto ad altri fattori più conosciuti, anche se meno dannosi, come ad esempio la carne rossa. All'interno del Festival della Salute, AIGO ha avuto l'opportunità e l'onore di una sessione. Abbiamo deciso di determinare piccoli interventi per sfatare alcuni miti, dare alcune certezze all'utente comune che molte volte viene bombardato da notizie anche non esatte. Per quanto riguarda alcuni argomenti, così confermando la bontà di uno o due bicchieri di vino, carni rosse è stato molto attenzionato perché ho voluto semplicemente col mio intervento giammai invitare ad un abuso di carni rosse, ma sottolineare che non vanno neanche demonizzate. Un uso limitato, occasionale, è consentito. Peraltro le carni rosse apportano alcuni elementi, in particolare sono le uniche a fornire la vitamina B12, in particolare in età pediatrica. Di sicuro l'obesità è un fattore molto più grave perché una serie di mediatori chimici e di ormoni in particolare determinano un'infiammazione che può essere iniziale processo degenerativo, e ricordando che il tumore è un evento degenerativo, è chiaro che l'obesità viene correttamente intesa quale epidemia del terzo millennio. I bambini con diabete tipo 1 a scuola non possono essere seguiti da una maestra o dagli insegnanti nei loro bisogni legati alla patologia, sia da un punto di vista della responsabilità dei docenti, sia per la sicurezza della salute dei discenti. Per questo la nostra federazione ha sottoscritto un accordo con la Federazione Nazionale degli Ordini Professionali degli Infermieri, perché nell'ambiente scolastico sia garantita la necessaria assistenza sociosanitaria e anche la corretta informazione e sensibilizzazione sulla malattia. Ad annunciare la novità proprio all'avvio dell'anno scolastico è stato il presidente della Federazione Diabete Giovanile, Antonio Cabras, che con la FNOP vuole mettere in campo tutte le azioni necessarie per qualificare e garantire appropriatezza clinico-assistenziale ai percorsi di vita quotidiana dei giovani con diabete. In Italia sono 3 milioni i bambini affetti da patologie croniche, di cui oltre 20.000 affetti da diabete di tipo 1 e molti di questi in età scolare. È purtroppo facile rilevare, ha aggiunto Cabras, che questi bambini e adolescenti non vivono l'esperienza scolastica, sportiva, relazionale e sociale al pari dei loro coetanei. Indubbiamente la lacuna normativa contrasta con i principi generali dell'ordinamento costituzionale e con i più importanti trattati internazionali in materia di diritti fondamentali dell'individuo e del fanciullo. Secondo FDG e FNOP occorre valorizzare le figure professionali, in primo luogo quelle infermieristiche, coinvolte nella gestione della malattia sul territorio. Come spiega Barbara Mangiacavalli, presidente della FNOP,
L'infermiere adeguatamente formato che si prende cura del bambino nel momento della somministrazione dell'insulina a scuola assume un ruolo educativo di fondamentale importanza nel percorso di crescita che accompagnerà il bambino verso l'autonomia e l'autogestione. Per quanto riguarda la somministrazione dell'insulina, il documento prevede che l'infermiere si attenga al piano terapeutico individuale predisposto dal medico specialista, inserito nella documentazione sanitaria personale costantemente aggiornata dai genitori per quanto riguarda le variazioni estemporanee.